Alessandro Villa è l'ideatore, il propugnatore, la mente di questo premio internazionale Centro Giovani e Poesia Triuggio, che è arrivato alla 22ª edizione. È un numero discreto sul quale si possono già tirare delle somme. Sì, le somme, ecco, le vedete già nelle presenze di oggi, presenze dall'Italia, presenze soprattutto dall'estero. Un premio internazionale che si presenta nelle cifre delle partecipazioni e soprattutto nella sostanza dei suoi ideali. Cioè, è un premio che è nato credendo nei giovani dei paesi dell'Est, quando l'Est si era appena liberato dai suoi legami storici politici, quando l'Est ancora rappresentava un problema, e noi abbiamo cominciato invece a considerarlo una opzione, una opportunità per presentare al mondo letterario, al mondo della poesia, tutto ciò che dall'est arrivava. E quindi si è iniziato un rapporto che nel corso poi degli anni ha portato a questi risultati. Noi adesso abbiamo autori, giovani autori in particolare, che arrivano dall'Ucraina, che arrivano dalla Polonia, che arrivano dalla Croazia, che arrivano dalla Moldova, che arrivano dalla Romania. Autori che però sono presenti con tutto il substrato della loro storia, della loro lingua, della loro cultura. E attraverso il premio noi abbiamo sempre cercato di portare avanti soprattutto un'opera di promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, anche senza avere i mezzi che altre enti o associazioni hanno, però senza fare polemiche. L'importante è che ci sia consentito questo spazio e che ci sia consentito di portare avanti tutto questo, questo è importante, mentre a volte chi crede di avere l'esclusiva per portare avanti un discorso di promozione della lingua italiana, a volte è tanto meschino da non aiutare o collaborare con chi invece fa realmente un discorso serio come questo. 22ª edizione del premio internazionale Centro Giovani e Poesia Triuggio. Siamo in compagnia di Carmelo Consoli, vincitore del primo premio della sezione adulti, a cui chiediamo il significato di questo premio e che cosa significa per lei la poesia nella società moderna, nella nostra società contemporanea. Beh, questo premio è un premio che è ormai arrivato alla 22ª edizione, è uno dei più significativi che ci sono in Italia, mi viene da dire, è fatto da persone serie e molto competenti. Per quanto riguarda la poesia, cosa devo dire? Io scrivo da non moltissimo tempo, da 10 anni circa, però diciamo, la poesia ho sempre avuta diciamo, nel DNA, quindi mi considero una poesia tra virgolette professionista, partecipo a molti concorsi e la poesia la prendo molto sul serio, la considero una delle espressioni più alte, più nobili diciamo, fra tutte le arti e vorrei che, come ho già detto prima, fosse molto vicina alla gente, alle persone, quindi che scendesse nelle strade e cantasse un po' tutte le situazioni travagliate della nostra moderna società. Siamo in compagnia di una delle vincitrici della 22ª edizione del Premio Internazionale Centro Giovani e Poesia Triuggio 2013. È una vincitrice moldava, perché essendo un premio internazionale ci sono anche dei premiati e dei partecipanti che vengono da altre parti del mondo. Innanzitutto chiediamo alla nostra amica il suo nome. Mi numesc Dona Strula din Repubblica Moldova e volevo dire che la poesia per me è tutto. Attraverso la poesia riesco ad esprimere i miei pensieri, anche se alcune volte gli altri non mi capiscono. Grazie alla poesia riesco a farmi capire al meglio. Avendo ricevuto il premio speciale per la poesia, questo concorso mi ha aiutato tantissimo, mi ha dato una bella dritta e in più mi ha aiutato anche a superare alcune difficoltà. Per me questo è un nuovo inizio, un nuovo successo e significa tantissimo, per cui volevo ringraziare il signor Alessandro Villa per essermi stato vicino. Siamo in compagnia del sindaco Manzoni, abbiamo sentito tante parole interessanti, tanti versi toccanti, abbiamo anche ci siamo dati appuntamento all'anno prossimo, ma soprattutto abbiamo avuto degli ospiti di altre nazioni, quindi non è un caso che si chiami premio internazionale, e questo a sottolineare la portata di questa manifestazione. Sì, è una manifestazione che sta assumendo da diversi anni un ambito e un respiro decisamente internazionale, è una meravigliosa manifestazione. E se mi permette, mi dilungo un attimo, dico che assumerà sempre più importanza perché, come dicevo in quel brevissimo intervento fatto, la poesia, la letteratura e la filosofia dovranno essere l'ancora di salvezza della nostra situazione, del nostro essere. Tra applausi e contestazioni la globalizzazione passa anche per la globalizzazione della cultura. Possiamo considerare questo una sorta di primo passo, questo scambio culturale che abbiamo visto poco fa? Beh, direi che non si può negarlo. La globalizzazione o comunque l'internazionalizzazione della cultura è un passo assolutamente indispensabile per mettere uomo e uomo sullo stesso livello. E del vento che urla giustizia tra i lontani, provino vergogna tutti gli uomini malvagi. Voi dalla pelle ambrata di dorati tramonti, stesi uno dopo l'altro, resterete nell'incanto odoroso del pane, nell'innocenza di una favola appena nata e spenta da una pioggia acida di bombe. Siamo ormai alla fine. Premiazione della sezione E, silloge inedita, consegna alla scrittrice Schippe Cadesciani. Il terzo premio a Sandro Bartolini di Sesto Fiorentino, Firenze, ritira Carmelo Consoli. Secondo premio a Silvia Petkova di Varna, Bulgaria, ritira l'avvocato Maria Ganceva. Noi dobbiamo dare quegli esempi giusti affinché loro possano poi inserirsi nel mondo dei grandi in un modo più bello, più produttivo dal punto di vista umano. Grazie. Quando il signor Villa mi ha invitato avevo altri impegni, poi quando le ragazze della Bulgaria, i premiati, mi hanno scritto, ho sentito proprio la loro emozione di essere parte di questo premio. E parlando tra me e me ho detto vabbè, vado perché voglio anch'io sentire la mia, cioè, quell'atmosfera in persona. Scusate, mi sono emozionata, ma dopo tutto quello che ho visto, ho sentito, veramente sono emozionata. E, quello che oggi ho visto è sì, porterò i premi in Bulgaria, quello è sicuro, ma porterò un messaggio, penso, per me molto più importante dei premi: come la poesia può unire i giovani e le persone di varie nazionalità e di vari paesi. E che questo è il messaggio più importante di tutta la manifestazione, di tutti questi anni di 22 anni, cioè, questi anni di lavoro, 22 anni di quello che ho capito. In primul rând, se mulțumesc domnului Alessandro Villa pentru tot ajutorul acordat și pentru suportul și, în ultimul rând, Diana Frumosu, care este colega mea din Moldova și m-a ajutat și vreau să spun să credeți în continuare în poezie, pentru că sunteți și sursa noastră de inspirație și ne face și pe noi la fel să credem în aceasta. Devo tradurre. Ha ringraziato il dottor Villa e ha chiesto di credere continuamente in questo progetto perché lui è anche la fonte di ispirazione di queste poesie, di questa arte, di queste emozioni, quindi grazie veramente al dottor Villa, spero di aver tradotto bene, non parlo così bene romeno, insegno all'università, faccio altro, però insomma. Sunt fericită pentru că am primit acest premiu, este o onoare pentru mine și pentru țara mea, care are atâția locuitori minunați, cum ar fi și mentorul meu, scriitorul Petre Rău și mulți alții. Dorim să afle toată lumea ceea ce simt atunci când vine vorba despre sentimente, copilărie, natură. Am așternut gândurile mele pe hârtie. Astfel, născându-se trei pice ale mele, cum-mi place să le alint. Este vorba despre cartea de poezie intitulată Șapte esențiale, cele două de proză. Prima mea carte intitulată Șoapte de catifea și a treia carte Vampirii din poveste. În aceste cărți veți găsi tainele copilăriei mele, ascunse în rândurile uneori stângace, fiind la început de drum. Contenta e fiera di questo premio, ringrazia in particolar modo il suo mentore che è il signor Rău, Don Petre Rău, e si è appunto molto emozionata e ha praticamente accennato a quelle che sono le sue opere, che sono Șoapte de catifea e Șoapte esenziale, dove lei racconta quelle che sono le storie, le favole della sua infanzia, insomma. E niente, ci tiene a ringraziare tutti per il premio che ha ricevuto e soprattutto per chi ha creduto in lei, sia per quanto riguarda questa associazione, sia in Romania. Io devo dire, signor Villa, questa cosa che lei ha iniziato è veramente meravigliosa e le auguro ogni bene per continuarla. Sono molto emozionata, così che non credo che ancora capisco cosa mi succede. Allora, volevo dire che è un grande onore per me e anche per le due mie compagne che non sono venute oggi. Prima partecipare a una gara simile e per non dire del premio che abbiamo ricevuto. Volevo ringraziare la mia professoressa Marisa Sanina che per sfortuna non è potuta venire. E volevo ringraziare ai miei genitori che mi supportano sempre in ogni cosa e così anche in questa. Grazie. Noi siamo stati i primi a credere in un rapporto culturale di promozione della lingua e della cultura italiana in Romania. Poi è chiaro, nel corso degli anni questa presenza è stata alterna, ci sono state difficoltà, io sono andato, venuto dalla Romania, sono partito con progetti che poi si sono esauriti, che poi sono ripartiti, ma io continuo a crederci e la presenza ogni anno di gente nuova, di nuovi premiati, di nuovi giovani che credono nella poesia mi dà lo stimolo ad andare avanti, mi dà lo stimolo a pensare a nuovi progetti. Ecco, questo è importante, questo è importante ed è bello anche sottolineare come in un piccolo paese, chiamiamolo villaggio, comunque un comune di neanche 10.000 anime, sia partito tutto questo e sia continuato nel tempo, Io, la mia gioia a volte è magari girovagando un po', navigando come si suol dire su internet, vedere come Triuggio attraverso il Centro Giovani e Poesia, attraverso il premio internazionale, attraverso i laboratori, attraverso tutte queste iniziative sia presente in tutti i continenti.